casino, ma hai ottenuto dei risultati? So quello che faccio. Non ho bisogno di te. Invece credo di sì. Uniti siamo sempre stati più forti, e lo sai. Non c'è niente di male ad ammetterlo. La verità, senza di me non avresti i dati. Invece ce li hai, giusto? Sì, tutti. Voglio Nikki. Cristo, ho fatto bene a cercarti. Visto? Ce l'abbiamo fatta. Ora portameli, personalmente, solo a me. Ok, entra in azione. Ehi, visto? Bel lavoro. C'è molta roba, Aiden. Sì, dobbiamo solo setacciare i dati e trovare un nome. Sei fortunato, allora. Perché lì dentro ci sono montagne di nomi. E ognuno di loro è collegato a qualche affare. Agenti corrotti, il club, ricconi avidi, persino i benefattori più in vista. Irak voleva ricattare tutta la città. Che cos'è? Su quel server? Cazzo! Qualcuno prova a inserirsi! Se ce la fa, perdiamo tutto! Buttalo fuori! Ora! Che facciamo? Segui il segnale! Se troviamo l'origine, possiamo tagliarlo fuori! Presto! Dai, però, è una specie di malware. Non riesco a bloccarlo. Non so chi è, ma ho un sospetto. Mi sa tanto che è Depart. Un losco hacker mercenario di merda. È molto bravo. Ecco, chi è? È lui, Depart. Figlio di Troll. Chi è Clara? Sembra conoscerti. Non lo so, non lo so. Non so come. Devo ascoltarlo. No. Non è stato difficile trovarli. Due uomini. Uno è un hacker, l'altro è un fixer. A quanto ho capito. Mai sentiti prima? Io posso spiegarti, volevo dirti. Bel lavoro. I nomi, prego. Volete far loro del male? E da quando ti preoccupa? Direi che la somma è sostanziosa. Damien Branks e Aiden Pierce. Aiden? Qualcuno sta entrando. Clara. Aiden sta cercando di cancellare tutto. Dobbiamo sbatterlo subito fuori. Aiden, forza! Tenetevi forte, tolgo la corrente! Aiden. Chi è stato? Chi ti ha pagato? Se lo sapessi, te lo direi. Lo giuro. Mi spiace tanto. Vattene via. Non vuoi tracciarlo? Sì, ci penso io. Porca puttana. E dai, bello! Dai, cazzo!
Dove stai andando? Quel bastardo ci ha infilato dentro un virus. Ha copiato tutti i dati e li ha cancellati dai nostri sistemi. Sapeva esattamente come spegnerci. Devo riavviare l'antenna di backup. Se no, niente default. Niente default. Niente dati. No. Vado io. Non ho paura di sporcarmi le mani. Senti un po', Aiden. Devi tenere occupato Damian ancora un altro po'. Non è un problema. Ti chiamo quando ho fatto. Buona fortuna, amico. Il sorcio l'ha messa sul personale. Non so qual è il suo gioco, ma sta mettendo in pericolo la vita di Nicky. Non doveva farmi incazzare. E adesso devo fermare Damian. Dove sei? Prima mi chiami pieno di promesse e poi niente. Sparisci. Stavolta ci incontreremo. Di persona. Alla vecchia maniera. Hai forse qualcosa per me? Vedremo. Oh, Aiden. In tal caso, scelgo io il posto. Tu ci guadagni. Non ho i dati. Damian lo capirà immediatamente. Ma forse per me è un vantaggio. Ha promesso alla Bloom di consegnare tutto quello che abbiamo, incluso ciò che Iraq ha su di loro. Si è cacciato in un bel casino. Non hai i miei dati, io non ho tua sorella. Siamo prevedibili, eh? Hai fatto un patto con la Bloom. Come lo sai? Hai un problema, Damian. Vedi, hai fatto conto su quell'hard drive. Che gli dirai se non ti darò niente? Dimentichi una cosa. La vita di tua sorella dipende solo da me. Beh, uccidila. Mi hai quasi fregato. Ci hai pensato abbastanza, Damian. La tua vita dipende da quel patto. Se uccidi Nicky, non avrai niente da me. Credi che la Bloom ti lascerà in pace? Manderanno dei fixer per farti fuori. Quindi adesso il tuo destino dipende da me. Passami mia sorella. Noi siamo partner, Aiden. Ti piaccia o no? Hai bisogno di me. Aiden! Tutto ok? Stai bene? Ho paura. Ti prego, dimmi che Jackson è al sicuro. Sì, sta bene. Nicky, senti... Lo so. Per favore, non lasciare che... C'è una cosa, Aiden. Non sopporto che tu non mi prenda sul serio. La prossima volta, se non mi porti i miei dati, lei è morta. Merda, meglio cambiare aria. Edizione straordinaria. Pare che Aiden Pierce, il giustiziere che si fa chiamare la Volpe, sia stato visto in centro. Guardate, a Chicago. La polizia chiede di mantenere la calma. Non avvicinatevi al sospetto. È armato e molto pericoloso. Riceviamo molte foto fatte con Damian, il cellulare. Sta che la dimmi che schermi. Ma dov'è? La polizia sta trascinando l'area lì, del centro. Nel furgone WKZ. Devo disattivarlo.
evitare la zona. La polizia ritiene che l'attività di Kirk duri da mesi. È violento e probabilmente instabile. Non costringermi a dimostrartelo. Non hai niente da dimostrarmi. Altro errore. Sai quei trucchetti che fai con il sito S? Ti ho guardato e ho imparato. Vuoi vedere cosa so fare? Ecco che succede a fare patti con il diavolo. Farti catturare non sarebbe un bene per tua sorella, vero? Centrale a tutte le unità, attenzione, su di oggi riuscita, sospetto individuato e marcato. Traccia del sospetto. Oh cazzo, l'ho perso! Un sub di pattuglia è stato inviato dal sospetto. Centrale, se n'è andato. Siamo tornati indietro. Ehi, qui va tutto bene. Ho riavviato il backup. Fra poco il bunker si rimetterà in moto. Ho parlato con Nicky. Tua sorella? Va tutto bene? La libereremo. Forse so come cercarla. A un certo punto ho sentito un altoparlante, molto sullo sfondo. Ha detto qualcosa, un nome o un luogo. Puoi ripulire l'audio per scoprire che cosa ha detto? Non sono un mago dell'audio, però mandamelo. Qualcosa riuscirò a fare. Ok, sto tornando al bunker. No! C'è ancora da fare! Indovina cosa ho trovato? Nido d'amore di Devalt. Riprendiamoci ciò che ci ha rubato. Sappiamo dove Devalt. Ora recupererò ciò che ha rubato. Se venderà le prove incriminanti di Irak, sarà stato tutto inutile. Che spariscano o diventino pubbliche, io non avrò più nulla da offrire a Damien. Cazzo, abbiamo fatto centro. Dove sei? Qui c'è una webcam. Cerca un ingresso e guarda cosa ho trovato. Sbrigati. Sembrano incazzati. Molla i giocattoli, devo portarti via. Oh merda, scusa principessa. Ma dov'è? Ha dei fixer ai suoi ordini. È scattato un allarme e si sono attivati. Sono arrivati di corsa. Stai giù.
Ti porto via. Ho trovato qualcosa nel suo computer. Oltre a quelle stronzate di prototipi. Ehi, dove cazzo li ha trovati? Se avessi 10 minuti in più. Che hai trovato? Sul suo computer. Ah, giusto. Una falla. Ho trovato un punto debole. Porta sempre i dati con sé. Proprio addosso. Per sicurezza, immagino. Ma non è sicuro come crede, no? Se lo troviamo, possiamo rubargli di nuovo i dati. E non se ne accorgerà. Crede di poter fottere Raymond Kenny. Non lo sa con chi ha a che fare. Oggetto sotto. Siamo davvero incasinati qui. Ma quello è... Porca troia. Tenete gli occhi aperti. È impossibile. Cristo. È un incubo. Ci vorrebbe un coglio di rumore. Respira. Respira. Rimani calmo. Rimani calmo. Sali in macchina e vattene da qui. Ti chiamo quando sono al sicuro. Non farti ammazzare. C'è un'altra cosa. Quando ero nella tana del sorcio, ho scoperto che lo stronzetto giocherella con il CTOS. Può accendere. Sai che penso? Sei il bersaglio numero uno. Siamo qui per aiutare. Addosso! Buttatelo fuori strada! Andategli addosso, forza! Andategli addosso! Un altro giro di ricerca. Merda, l'ho perso. Stiamo arrivando. Fermi, lo prenderemo la prossima volta. Conosci un posto chiamato Dot Connection? A Chicago tutti sanno dov'è. Ma che bella notizia! Qualunque cosa sia, è anche il rifugio locale di default. E tutto ciò che hai? Ho trovato una chiavetta da 6 giga piena di porno lesbo. Vuoi anche quella? Tientela. Lambros. Era il cinema mio e di Nicky. Ora è una specie di discoteca. Sa che abbiamo fatto scattare l'allarme. Sì, probabilmente mi aspetta. Thank you.
l'ho detto, sì. Gliel'ho detto. Eh? Salve, sono Joseph DeMarco. Benvenuto a Dot Connection, la mia galleria digitale di arte e musica underground. Spero ti piaccia. Sono DeFalt. Benvenuti alla festa. Molto furbo. Thank you.
bersaglio sotto tiro. Non si vuole... Falta sta esagerando. Ok, l'ho trovato. Può restare vicino e T-Bone farà il lavoro. Se Falt starà usando uno scrambler bello tosto, non stupirti se la tua attrezzatura smette di funzionare. Non devi ammazzarlo, non possiamo perdere i dati. Lo sto perdendo. Attiralo fuori, seguirò il segnale. Non aspettare, recupera tutti i dati che puoi appena mi avvicino. Bene, continua a stargli vicino. Ora entro nei suoi file, non se ne accorgerà nemmeno. Sei lontano! Stanno arrivando, alla grande. Vedi cosa c'è in quei dati? Beh, sì, qualcosa. Tu che vedi? C'è di tutto. Impiegati comunali, sindacalisti. Ci sono contratti falsi. Tangenti. Ma che cazzo? Roba di sesso. Un sacco di ricatti online. Un momento. Qui c'è il CTOS. Devi avvicinarti! Si è dato da fare. Qui ci sono documenti che scottano. I dirigenti del CTOS hanno usato la rete per truccare le votazioni e far eleggere il loro uomo, Rushmore. Il sindaco di Chicago corrotto. Ma che sorpresa. Non so come ci siano riusciti. Niente brogli. Hanno usato una specie di codice. Lo vedo, ma non lo capisco. Un
bel po' di segreti. Prove incriminanti. Ce n'è una valanga. Cos'è che cerchiamo esattamente? Un video di una donna ormai morta, ma nel filmato c'è qualcosa di così pericoloso che hanno attaccato Anna. Dimmi che abbiamo preso tutto. A occhio direi di sì. O almeno tutto quel che vuole il tuo amico pazzo. E la donna che sorride c'è in qualche filmato? No, amico. O comunque io non la vedo. Sicuro che fosse sul server di Iraq? La donna cercava di rubarla qualcosa. Pensavo volessi saperlo, ma non ho mai visto un contratto con più zeri del tuo. Ti vogliono proprio, eh? Non è una novità. No, no. Dammi retta. Questa è una novità. Hai fatto incazzare tutti quanti. Devi lasciare Chicago finché puoi, oppure i Fixer ti prenderanno. È solo questione di tempo. Grazie dell'avviso. Sì, sì. Tu te ne fregherai, ma io dovevo provarci. Amico, ho buone notizie. Credo di avere un futuro come mago dell'audio. Senti qua. L'hai ripulito, grande. Senti qua. Brent Alster a rapporto in ufficio. Brent Alster. La chiamata di Nicky è stata fatta nello stesso posto di quell'annuncio pubblico. Brent Alster. Ottimo, controllerò il suo posto di lavoro. Ci sono. Nicky è qui, lo sento. Vai a prenderla.